Il sole della Romagna, zona fedele non solo al Cesena ma anche ai colori nerazzurri, restituisce per certi versi l'antica Inter. Grintosa, determinata, combattiva, la squadra di Trapattoni nel primo tempo però rischia più volte il tracollo. Sono passati appena 10 minuti quando Agostini, bomber locale, porta in vantaggio i padroni di casa. I campioni d'Italia sono nervosi, si buttano a capofitto dalle parti del portiere Rossi, ma inevitabilmente si scoprono al contropiede del Cesena, che ha il grave torto di non chiudere subito la partita. Zenga vede arrivare uomini in maglia bianca da tutte le parti, ci mette le mani quando può, altre volte lo aiuta un po' di fortuna. Poi, antica quanto amara legge del calcio, arriva Matteoli a confermare di essere un grande campione. Slalom solitario e gol del pareggio, 1-1. Rinfrancata, l'Inter trova subito la forza per portarsi in vantaggio. Serena entra in area, viene a contatto con Rossi e Lobello non ha dubbi. Di rigore, Breme chiude la prima parte della gara. Mondo Fabbri, buongiorno, è un primo tempo molto ricco di episodi, direi, no? Bello. Che ne pensa? Molto bello, primo tempo che ha divertito moltissimo e che è stato un po' strano perché a prima mezz'ora c'è stato un Cesena stupendo che ha giocato un grande calcio, poteva andare in vantaggio con qualche gol in più addirittura, poi è venuto fuori questo passaggio sbagliato, questo bellissimo gol di Matteoli e dopo il calcio di rigore ha fatto il resto. Che l'Inter potesse finire in vantaggio il primo tempo 2-1 alla mezz'ora della, dopo mezz'ora della partita, nessuno l'avrebbe immaginato. Il calcio la diverte ancora, sì. Guai, se non ci fosse il calcio da vedere così durante la settimana sarei un uomo morto. Ripresa, il sole della Romagna non scalda più e Serena ritorna killer implacabile segnando dopo appena 2 minuti la rete del 3-1. Sembrerebbe finita, invece la generosità della squadra di Lippi, punita troppo severamente, prende il sopravvento e per l'Inter c'è ancora da soffrire. Baresi sale sulle spalle di Pierleoni, per Rosario Lobello è necessario un altro calcio di rigore. Agostini non sbaglia, il Cesena mette in campo anche l'anima, ma i nerazzurri, nonostante le assenze di Bergomi, Klinsmann, Mateus e Comandorlini stoicamente in campo, fa pesare la grande esperienza dei suoi campioni. Al momento della sconfitta di domenica scorsa avete detto rivinceremo lo scudetto. Una vittoria in trasferta conforta sempre questo tipo di idea? Beh, senta, io ho detto siamo ancora in corsa per vincere lo scudetto al pari delle altre 5. Qualche mio ragazzo è giusto anche che dica vinceremo lo scudetto. Io credo che noi siamo sicuramente, se marciamo con questa mentalità, lui ci ha detto anche di fortuna che nella vita accompagna sempre volentieri, e direi anche con l'equilibrio del gioco che anche oggi abbiamo dimostrato, come del resto mercoledì e domenica. Ma non è che non abbiamo resistito al ritorno dell'Inter, diciamo che il gol del pareggio dell'Inter abbiamo fatto un regalo natalizio un po' in anticipo, con 20 giorni in anticipo, perché avevamo la palla noi, potevamo farla girare poi con